Ha tutta l'aria di una vera e propria bufera mediatica quanto sta accadendo in queste ore riguardo la cassa integrazione in deroga, che in Sicilia, come è noto, procede a rilento, mentre infatti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali annuncia che nel prossimo decreto di aprile confermerà molte misure già previste nel decreto Cura Italia e lo stanziamento di 13 miliardi sugli ammortizzatori sociali per ulteriori 9 settimane di copertura. In Sicilia le pratiche per la cassa integrazione in deroga stentano ad andare avanti. Circa 150.000 lavoratori aspettano ancora di ricevere gli assegni, con la regione che fatica a trasmettere i decreti all'INPS per i pagamenti. Qualcuno però avrebbe comunicato che il neodirigente del Dipartimento al Lavoro, il vittoriese Giovanni Vindigni, avrebbe, proprio per prevenire una celere definizione della cassa integrazione in deroga, disposto il rientro al lavoro dei dipendenti attualmente in smart working, così da sbrigare le pratiche da trasmettere all'INPS. Notizia che ha sollevato un polverone con le immediate critiche di sindacati e lavoratori, notizia però falsa perché proprio Vindigni, da noi contattato, smentisce tutto, anzi afferma che in una riunione appena conclusa hanno avanzato provvedimenti completamente opposti. Ieri con i sindacati abbiamo fatto un'altra riunione che è andata totalmente diversa rispetto a quello che hanno scritto, perché passo fin quando a nessuno ha rilasciato alcuna intervista. A Vindigni erano state attribuite infatti azioni e parole, secondo lui, totalmente inventate. Nessun provvedimento trasmesso ieri ai sindacati e all'assessore regionale Antonio Scavone, quindi nessuna attuale decisione sul rientro al lavoro dal 4 maggio del personale della regione, anche se dotato di mascherina. Sulla questione, proprio ultimamente, sono intervenute tutte le sigle sindacali che hanno commentato la nota, adesso smentita, del dirigente generale del Dipartimento Lavoro, Giovanni Vindigni. Il problema, avevano affermato i sindacati, non è lo smart working, perché i dipendenti sono ugualmente e pienamente operativi. Il problema, semmai, è da attribuire ai sistemi informatici della regione che non sono affatto al passo con i tempi. È necessario trovare soluzioni immediate e condivise che diano risposte celeri ai tanti lavoratori rimasti senza un euro e che sono in attesa della lavorazione di queste pratiche.